vuole uccidere questo paese, vuole trasformarlo in uno zombie, in un morto che cammina. Mi dispiace, e lo dico, non è solo il politico governativo di all'attuale governo, ma c'è stata una sottovalutazione della funzione della cultura da parte anche di molti esponenti, troppi dell'opposizione. Guardate i programmi, se trovate la parola cultura, non c'è mai! Allora noi chiediamo, io con tutti voi chiedo, che formazione e quindi educazione, ricerca e cultura vengano inseriti fra i primi 5 posti nell'agenda politica di qualsiasi governo da sostenere. L'ho sentito dire a pochissimi politici, uno fra questi è stato recentemente di Pivendola, che ha detto: democrazia e cultura della democrazia sono sinonimi. Se la democrazia è stata attaccata è perché è stata imposta la dittatura dell'ignoranza. E vi invitiamo a continuare a firmare l'appello che abbiamo lanciato e che ha avuto in pochissimo tempo oltre 6.000 firme. Vorremmo fino a ancora tutta la prossima settimana andare avanti e superare questo numero. Vi invitiamo non solo a firmare, ma a essere, come dire, propagandisti di questo appello e di continuare a far aumentare le adesioni. Grazie a tutti, buona giornata, grazie di essere stati con noi.